Il problema è che il cattolicesimo ha una fragilità di fondo. La fragilità del cattolicesimo è data dalla propria struttura religiosa, cioè non ha una struttura religiosa. Il cattolicesimo, vabbè, io so benissimo che i cattolici che sono in ascolto, no, non è vero, no. Il cattolicesimo ha solo una cosa, la capacità, la possibilità di stuprare i bambini costringendoli in ginocchio, cioè di distruggere la struttura emozionale delle persone per impedirgli di affrontare la vita. Che poi accettiate il mio discorso, non accettiate, non ha importanza, il cristianesimo è solo questo. Io vi sfido a dimostrarmi, vi sfido tranquillamente chiunque a dimostrarmi che ci sia una base religiosa, religiosa, che lega il mondo, l'uomo, e che vada ad aiutarlo a portargli i doni nella vita. Io vi dimostro che il cristianesimo è solo terrore, morte e genocidio. E non è altro nella storia. Cioè si basa soltanto su questo. Chiaramente questa fragilità di fondo che ha il cristianesimo si riversa intanto sugli uomini a distruggere gli uomini, però mano a mano che le strutture laiche, le strutture sociali hanno necessità di fare prodotti, di distribuire merci, di costruire benessere perché le merci devono essere consumate, nello stesso tempo devono massacrare le persone, cioè fare guerre, avere lotte di dominio, eccetera, il cattolicesimo perde tutta la sua predominanza. Nell'Ottocento, nel 1700, 1800, il cattolicesimo è stato usato dai vari stati, o il cattolicesimo usato dagli stati, come sfondamento nei paesi del terzo mondo. Cioè nei paesi del terzo mondo ne ha fatte di stracci, di cotte, di crude. Che l'abbiano fatto gli stati o che l'abbiano fatto i cristiani, e l'uno e l'altro hanno lavorato in relazione dialettica fra di loro. Per cui il responsabile è sempre il cattolicesimo, cioè è sempre la religione monoteista. Perché è scelto di collaborare, è sempre stata la Sì, ma collaborazione. che poi oltretutto gli stati hanno deciso di usare quelle strategie perché gliel'ha insegnato il cattolicesimo, cioè è chiaro questo. Cioè, Per cui, se era da fare un lavoro di massacri, meglio dei cristiani, che ci poteva nessuno. essere? Allora, a questo punto, chiaramente avendo tutta questa fragilità di fondo, non è in grado di misurarsi con una struttura religiosa. La nostra struttura religiosa, quella che io, Francesco e gli altri pagani stiamo facendo, è una struttura religiosa corposa, cioè portante, ricca di modi di affrontare la vita. Ora, noi sappiamo che non possiamo convincere le persone che noi, che quello che diciamo noi è il meglio, lo sappiamo benissimo. Però cosa succede? Succede che a mano che il sistema sociale deve affrontare delle difficoltà nella propria vita, nella propria struttura, deve per forza ricorrere a principi diversi da quelli cristiani. Per cui i nostri principi messi là, sviluppati attraverso questa radio, messi in internet, eccetera, diventano patrimonio del sistema sociale. Noi non andiamo a costruire dei greggi numerando le pecore, ma andiamo diffondendo il pensiero. E noi sappiamo che quello che stiamo facendo, certamente con tutte le correzioni che verranno avanti, perché non siamo noi, anzi ci vorranno migliaia di persone che lavorano anche meglio di noi, però sarà la base per la costruzione del futuro, perché non ci sono alternative, almeno in questo momento non ci sono alternative. Magari domani qualcuno andrà oltre e vedrà delle altre alternative, ma in questo momento non ci sono alternative. Il fatto che i cattolici siano sotto processo per stupri in America non è che il CIA inventa in questo momento di mettere sotto processo, è perché le esigenze dei sistemi sociali non consentono più di tollerare quel tipo di comportamenti. E questo è il. Allora serve un altro principio, principi diversi per relazionarsi nei confronti dei bambini, per relazionarsi nei confronti dei giovani. E quei principi diversi sono all'interno del lavoro che noi stiamo facendo. Certo. Ci sono anche nella psicologia, ci sono anche nei lavori di pedagoghi, c'è in tutto il mondo questo risveglio, non è che noi siamo quei che fa gli altri e gli altri no, no, c'è in tutto il mondo questo risveglio, da Freud fino ad oggi tutte le trasformazioni sociali sono avvenute, però noi siamo all'interno di questo filone, questo è importante, e siamo la struttura religiosa all'interno di questo filone. Questo che dovete tenere presente. Per cui il cristianesimo in realtà ha questa grandissima fragilità e si trova spiazzato. Qualcuno gli offre la spalla, cioè vorrebbe, cioè fa ridere perché c'è veramente una cosa di una ridicolaggine incredibile. Le zanzare, cioè, qualcuno punge, insomma, rompe i palle, ma niente di più, insomma. Sì, beh, poi come torniamo sempre a ripetere, il monoteismo porta sempre alla distruzione di tutto, porta anche alla distruzione
del nostro modo di intendere le cose, di intendere i rapporti. Citavo appunto prima il libro di Pedraza che parla di Dioniso in esilio e dice, da esempio, una definizione della famiglia, dice fa: ricordiamoci che la nostra visione dell'infanzia è impregnata tanto dall'adorazione del bambino della Sacra Famiglia quanto del paradiso moderno di Disneyland, che rappresentano entrambe le concezioni di un'infanzia come un periodo unitariamente puro, innocente e felice. Se esiste un'infanzia senza trauma, dovremmo immaginare qualcosa di veramente spaventoso, un'anima non vaccinata, senza difese, carente di una terza dimensione e senza emozioni. I genitori hanno nascosto ai figli tutto ciò che nella famiglia è in relazione con la tragedia e la morte. Pertanto, non avendo familiarità con le emozioni serie e tragiche, come conseguenza si presenta un'inclinazione verso sindromi più insoliti e immaginabili. C'è la tendenza ad acquisire una personalità senza forma. Ciò ci porta a considerare che questo bambino sovrapprotetto realmente per diventare un psicopatico. Cioè, lo dice chiaramente, se noi abbiamo una visione monoteistica, alla fine la nostra concetto di famiglia di bambino è quella della Sacra Famiglia. Un quadretto fermo, statico, in cui nessuno agisce, in cui nessuno trasmette qualcosa e di conseguenza si creano degli individui che sono completamente abbandonati, tralasciati, incapaci di elaborare qualsiasi cosa e alla fine diventano, si può dire, un oggetto di consumo dei preti pedofili. Perché appunto, e forse appunto varrà bene anche adesso di ripeterlo e di ricordarlo. Sì, adesso riprendiamo i discorsi, sì. Vai, tranquillo. Il discorso dei preti pedofili, che è stato appunto decantato con accenni abbastanza forti, più di qualcuno ha affermato che questo era falso, cioè che era soltanto una campagna mirata a qualcosa. Beh, non era una campagna dettata da un problema di immagine, era una campagna necessaria per cercare di scaricarsi un po' di conti da pagare, perché giustamente c'è stata una vignetta in cui diceva l'importante non è tanto fare rifondare la Chiesa, ma quanto, dice qua la vignetta, il problema è rifondare, ma soprattutto rifondere. Esatto. Dal punto di vista economico. Ma un discorso generale che ho sentito fare anche da parte abbastanza autorevoli è che tutto questo che viene fatto è fatto in uno scopo di dottrina. Ferdinando Camon sul Giornale di Vicenza ha detto fa: ma quello che ha fatto la Chiesa non era una campagna anti-pedofili, che sarebbe giustissimo. Ha fatto una campagna che puntava più che altro sulla dottrina, cioè quella di togliere il celibato dai preti. Questo cioè perché si tende sempre a spostare il motivo di perché esistono i preti pedofili e si dice ma sì, sono pedofili perché esiste il celibato. Non è assolutamente vero, perché anche nelle altre confessioni protestanti in cui non esiste il celibato, la percentuale di preti pedofili è altissima. Però logicamente cosa succede? Che i monoteisti non possono ammettere e non vogliono riconoscere che la pedofilia esiste ad immagine e somiglianza di Cristo, cioè che il primo pedofilo, che il fondatore della Chiesa Cattolica era un pedofilo, e questo qua, che è incontestabile dal punto di vista anche della documentazione biblica, non può essere accettato. Allora bisogna inventare delle scuse, delle giustificanti, di trovare all'interno della dottrina che si può modificare e alterare. D'altronde tutto il monoteismo è sempre una menzogna che viene piegata alle proprie necessità nel momento del bisogno. Si dice è un problema di celibato, ma perché non si vuole fare assolutamente nessuna opera di prevenzione e perché soprattutto la Chiesa cristiana, essendo Chiesa cristiana, non può togliersi Cristo. E difatti già chi è stato attento a questo ha visto che il discorso dei preti pedofili negli Stati Uniti come discorso del Vaticano è stato una delusione, è stato preso malissimo perché ha detto veramente è un'azione di facciata. Sì, beh, e adesso siccome è abbastanza tardi, no? Sono le 16, tutta la trasmissione di questa sera dalle 19 alle 20 la faccio sempre sul resoconto che c'è stato sulla pedofilia del Vaticano, per cui dalle 19 alle 20 vi parlerò anche della questione soldi, insomma, per cui vai avanti tranquillo. No, Francesco. Bene, questa è quella fondamentale, ma quello che appunto noi vogliamo anche rimarcare sul discorso, noi vogliamo sempre sottolineare che la differenza sostanziale tra il monoteismo e il paganesimo è sempre una differenza proprio nei contenuti e nei modi di essere. Perché dall'altra parte abbiamo sempre la formulazione di qualcosa che è statico, che è venuto da Dio e che non si può modificare e che l'uomo in quanto non divino è costretto a subire ed accettare e gli deve essere imposto e di conseguenza deve avere fede, deve accettare, deve celebrare la sottomissione, non deve chiedere niente. Deve accettare la provvidenza.
Dall'altra parte il paganesimo dice che tutti gli uomini sono degli esploratori, sono degli eroi, che tutti gli uomini sono divini, che tutti gli uomini appartengono, hanno in sé delle divinità, e di conseguenza la divinità non è statica, perché tutte le divinità agiscono nel mondo della realtà, agiscono nella natura, e di conseguenza la cosa fondamentale per una divinità è sentire il proprio corpo. Sentire il proprio corpo implica sempre il discorso di agire, di muoversi, di osservare, ma soprattutto le sensazioni non vengono solo dall'interno, ma vengono anche dall'esterno. E difatti tutta quanta la mitologia dice chiaramente: è un percorso, è un racconto di viaggi, è un racconto di incontri, è un presentare visioni, è un presentare situazioni, è un presentare ambienti, è un presentare conoscenze e cose che vanno osservate. Quando mai il monoteismo vi dice osservate la realtà, osservate il mondo, osservate le cose? Dice abbiate fede, confidate nel Signore, confidate in Dio, chiedete a Dio. Non dice: no, tu devi conoscere le cose, le devi esplorare il mondo, devi entrare in contatto con la realtà. Assolutamente, questo perché la realtà è fonte di tentazione. Anzi, ti bruciano se affronti la realtà. E difatti, da un'altra parte, quello che abbiamo fondamentale, che è sempre la mitologia, non pone mai un problema di coerenza nei racconti, perché sa che il mondo è molteplice, che il mondo rappresenta l'imprevisto, e soprattutto dice: esistono infiniti strumenti con cui tu puoi affrontare la realtà. Non fa un discorso moralistico sullo strumento che utilizzi, perché dice: lo strumento lo utilizzi in base alla tua capacità, è il tuo modo di usare gli strumenti che crea il danno, che crea il pericolo, che crea il beneficio o il maleficio. E di conseguenza dice: io ti insegno, so che ci sono degli strumenti, so che ci sono dei percorsi, sono dei percorsi che possono anche essere dolorosi, che possono essere tragici, che possono essere mostruosi, ma sono cose che appartengono alla realtà. Tu puoi benissimo utilizzare questo, ma come puoi non utilizzarlo? Però non puoi negare questo. Nella parte della mitologia è lettura del soggetto del mondo in cui vive, per cui non troveremo mai una mitologia uguale ad un'altra, perché è lettura dell'uomo, cioè io come uomo ho una visione della vita, una visione delle contraddizioni, e leggo quella vita e quelle contraddizioni e trasmetto quel meccanismo agli uomini, per cui i racconti mitologici possono anche essere completamente difformi uno all'altro, anche in contraddizione, cioè sta a noi scegliere quello che c'è più affine al nostro sentire in quel momento. Ma c'è un altro aspetto ancora: nella mitologia c'è un episodio che oggi potremmo definire orribile. C'è Apollo che viene sfidato a una gara di musica da uno, Marsia perde, e praticamente Apollo lo inganna e lo scortica, cioè lo ammazza. Però anche in quest'ottica nessuno ha mai esaltato quell'atteggiamento come positivo e come divino, cioè quel modo di fare come un modo divino di fare. Si è sempre trattato quel modo di fare come una grandissima cazzata che ha fatto Apollo, dovuta al fatto che lui doveva essere Ermeio. Per cui si sa benissimo che è una stupidaggine fatta da Apollo, una cosa da censurare. Però nello stesso tempo il mito ha anche delle ragioni al suo interno che ci trasmettono quello che sono dei meccanismi di relazione ai quali dobbiamo prestare attenzione. Cioè la follia controllata, l'arte dell'agguato, l'arte di porci davanti alla vita, l'arte di valutazione della vita, di accettare o di rifiutare le sfide, devono essere degli insegnamenti che noi dobbiamo trarre. Ma nessuno si è mai identificato con Apollo dicendo: mi faccio come il dio Apollo e se non ti fai quel che vuoi mi te scortico. Anzi, è stato censurato quel comportamento. Nonostante questo, proprio perché quel comportamento era censurato, ci dà invece dei modi di vedere e di valutare la vita. Per cui il mito serve a noi come persone e noi dobbiamo trarre i benefici che ci servono. Il mito deve, rappresentando la vita, rappresentando l'esistenza, si pone sempre nel concetto di dire: queste cose sono all'interno delle possibilità dell'uomo, cioè, di conseguenza tu puoi affrontare le cose con infiniti strumenti, sta alla tua capacità di discriminazione, di scelta, di usare questo strumento in questa maniera o in un'altra maniera. Di conseguenza io ti informo, poi dell'uso che fai dello strumento io non sono responsabile, certo. Io ti do l'informazione, ti do la conoscenza, ti trasmetto, ti racconto gli esempi, ma questi miei esempi sono dopo testa a te, cioè non sono io che ti dico devi fare così, esatto. Cioè renditi conto che c'è chi affronta le cose in questa maniera, ma le puoi affrontare in un'altra maniera, esatto. Le tue genialità quali sono, qual è veramente l'animo che ti spinge a compiere le tue azioni, e renditi conto che le tue azioni sono sempre, sei responsabile
responsabile delle tue azioni. Non puoi dire non lo sapevo, perché il mito stesso dice io te l'ho raccontato, te l'ho detto, lo sapevi. Non puoi dire mi sono trovato in imprevisto, mi sono trovato in una condizione che non conoscevo, di cui non avevo notizia. No, tu l'hai avuto, ne hai avute migliaia, esatto. E di conseguenza sei partito dotato, sei partito con la capacità, sei partito con gli strumenti per affrontare l'esistenza. D'altronde, se l'esistenza è anche tragica, nel mondo c'è la violenza, non puoi fare lo struzzo o dire la violenza non esiste, esatto. Devi ammettere che esiste. E devi sapere imparare che ad affrontarla. Sai che può essere utilizzata, può anche non piacerti, ma non puoi negarla, non puoi annientarla. Di conseguenza questo fa parte, cioè la volontà che abbiamo anche noi moltissimo nella nostra cultura, che è quella di nascondere le cose, deriva da questo monoteismo, cioè anche perché il monoteismo ci mette nella condizione di non sapere come affrontare dobbiamo le cose. Dobbiamo lavarci i panni in famiglia, che nessuno sappia niente, Francesco, eh? Sì, ma infatti questo è classico, ma soprattutto proprio perché se tu non dai alle persone degli strumenti che possono utilizzare, dipenderanno sempre da qualcuno, saranno sempre legate a qualcuno, soprattutto se tu vai a insegnare alle persone la gelosia, ma d'altronde il primo geloso è la gelosia del Dio creatore, certo, dei cristiani, che è geloso del proprio gregge, e d'altronde se tu cominci a essere geloso come il Dio dei cristiani, dei monoteisti, certo, ti troverai sempre in rapporti di conflitto, di tensione, perché avrai sempre la paura che qualche gregge ti scappi. Eh sì, nel dibattito dell'attenzione parleremo della forza morale. Sì, ma infatti... per cui che noi ci formiamo e chiaramente la sovrapponiamo a quella che ci impongono. Questo però per venerdì 17 è venuto in mente adesso. Sì, difatti ad esempio sul termine proprio anche dei comportamenti, riprendendo sempre dal libro di Origen Esilio, c'è un autore che è Burkert che dice: Burkert descrive così il mondo in cui funzionano gli antichi culti religiosi. La mancanza generale di organizzazione, di coerenza dei misteri antichi, che dal punto di vista ebraico o cristiano potrebbe apparire un difetto, è più che compensata da alcuni aspetti positivi immediatamente apprezzabili. L'assenza di una demarcazione religiosa e di un'identificazione conscia con il gruppo si traduce nella mancanza di qualsiasi frontiera rigida nei confronti dei culti rivali, di una qualunque nozione di eresia e tanto meno di scomunica. Gli dei pagani, compresi gli dei misterici, non erano gelosi degli altri, formavano per così dire una società aperta. Quando mai in ogni monoteismo si è affrontato il tema della società aperta, della cultura aperta? Quando mai il monoteista non ha avuto paura di qualcosa di diverso? Cioè, guardate la storia del monoteismo. La storia del monoteismo è la paura di andare fuori da quello che è una verità rivelata, e la paura di mettere il naso fuori e terrorizzare gli altri che mettono il naso fuori. Tant'è che non si affronta nemmeno l'Atlantico, le colonne d'Ercole, non si va fuori perché fa paura, no? Cioè... sì, e d'altronde vedete i monoteisti di fronte che loro possiedono la verità. Si trovano sempre qualcosa che cozza contro la loro realtà, esatto, contro la loro verità. Cioè, si trovano sempre a dover affrontare delle cose che la loro verità non conosceva. Eh sì, infatti. E ogni volta sono guerre di religione, sono scomuniche, sono eresie, sono i roghi, sono le violenze, sono le distruzioni delle culture, sono l'annientamento di intere scuole filosofiche e l'annientamento delle persone. Ma d'altronde, se tu hai la verità, che problema hai di fronte a qualcuno che afferma una cosa diversa, se tu hai la verità? Cioè, ponetemi nell'ottica monoteistica, ma tu possiedi la verità. Ma d'altronde la verità i monoteisti non l'hanno mai avuta, perché la verità non esiste, appartiene sempre alla capacità delle persone di affrontare le cose, ma non è mai una verità assoluta, non è mai una verità univoca. D'altronde il monoteismo rappresenta sempre la deformazione di ogni istinto, rappresenta soprattutto il piegare l'uomo alla sua capacità di osservare le cose. Tutti sapete che noi abbiamo un ascoltatore che è Marco di Cittadella, che mi è debitore di una cosa. Marco di Cittadella? Sì, ecco. Marco di Cittadella è uno che continua a insistere con dire ma loro dicono, ma loro fanno, ma loro agiscono, si ascolta Radio Maria delle Prediche. Mi è capitato fra le mani un libro che sono sugli eretici di Cittadella nel 500. Gli eretici di Cittadella nel 500. Allora, io appunto dico...
pensavo, infatti l'ho preso soltanto perché dico, quando trovo Marco, quindi basbato questo libro in testa. Perché? Prova a pensare, lui si trova in una società in cui esiste una possibilità legale di agire, di informarsi, di realizzarsi, e ancora ha paura e va ancora a sentire queste affermazioni, quando nel 500 della gente si è fatta bruciare a Cittadella, perché lui si possa sentire dopo 500 anni in Radio Maria e dia ancora credito a quelle affermazioni. Cioè, io infatti non ho prodotto il libro perché... adesso ti sto bastonando, eh? Cioè, ci sono persone, questo libro è un libro di oltre 200 pagine, quasi 300 pagine, con nomi e cognomi, con capitoli di gente che è stata processata, torturata nel 1500, che ha avuto il coraggio delle proprie idee, della propria realtà, in cui non esisteva la forma di diritto, non esistevano garanzie, non esistevano mezzi di informazione, erano veramente all'interno dell'Inquisizione. E nonostante questo, dettate da un retto sentire, da un giusto sentire, sapendo che avevano di fronte la mostruosità, hanno rinunciato alla loro esistenza pur di affermare la loro libertà. E dopo 500 anni a Cittadella abbiamo un ascoltatore che ancora presta ascolto a Radio Maria. Cioè, a me, io lo metto a sorridere, però ha del tragico. Ed è anche la dimostrazione di quanto abbia inciso il monoteismo. Cioè, che pur avendo avuto degli esempi che sono stati eroici, cioè, certo, erano eretici all'interno del cristianesimo. Cioè, erano cristiani. Ma rendetevi conto che pur di dire ho il mio diritto di affermare quello che voglio su Dio, e che Dio è quello che dico io, sì, sono fatti bruciare. E qualcuno dà ancora credito a queste persone. Rendetevi conto che appunto dopo 500 anni a Cittadella noi abbiamo un ascoltatore che invece di stare andare a cercare le tracce, l'anima, il pathos di queste persone, che non sono state degli eroi, perché sono veramente degli eroi, va a ascoltarsi Radio Maria. E poi ogni tanto viene a dire, ma io ho sentito che hanno detto questo. Ma rendetevi conto cosa rappresenta la dimostrazione dell'annientamento della capacità di sentire del mondo. Hai visto quanta gente si è messa le macine al collo, si è buttata a mare, a proposito, ultimamente? Avete visto quanta gente si è messa le macine al collo e si è buttata al mare? Riflettete, va, riflettete. Ma sì, difatti io mi riprometto di riportare proprio questo, cioè, infatti questo libro l'ho preso quando l'ho visto, non ho neanche trattato sul prezzo, proprio perché ho detto non è neanche trattato sul prezzo, no, ho detto proprio perché se trovo Marco glielo do in testa, proprio perché almeno rinsavisca, cioè nel senso io quando ho visto, cioè io non ho avuto tempo, l'ho solo sfogliato, ma quando ho visto queste persone, cioè quello che hanno subito a livello di processi, di condanni, di persecuzioni, e non è, era il 1500, cioè certo, era alla fine del Medioevo, non era un'epoca in cui, cioè, avevano delle condizioni anche di informazione o di garanzia. Hanno avuto il coraggio, ma non una persona, più persone, decine di persone, di ribellarsi e di affermare in maniera così forte, e noi siamo ancora lì a dare credito a questi ciarlatani, perché va bene, alla fine sono ciarlatani. Come si chiama la prima formazione dello spermatozoo che entra nell'ovulo? C'è un nome? Nodula. C'è un nome. Ecco, io non me lo ricordo il nome, però prendete buono quel nome. La capacità di modificazione emozionale di un soggetto è tanto più difficoltosa e tanto più difficile, tanto più il soggetto è distante da quell'attimo della sua formazione. Marco avrà 50 anni, fra i 40 e 50 anni, per cui figurati quanta fatica deve fare. Sì, no, ma infatti. 049-700-700-049-700-838. Insomma, anche vedi, studi del genere dimostrano come nei nostri paesi, anche in ambiti proprio molto ristretti, esistevano capacità, persone che avevano la capacità di comprendere che cos'era l'orrore del monoteismo. Ciao, dimmi. Ciao, permettetevi di farmi una critica, condivido pienamente quello che dite, però a livello di strategia, se siamo d'accordo nel fatto di dover cambiare il mondo, no? Cioè togliere questo marcio, a livello di strategia secondo me c'è bisogno di condizioni materiali per l'uomo, nel senso... A mio parere il vostro intento potrebbe risultare eccessivamente intellettuale, nel senso c'è poco tempo, cioè nel senso l'attività che voi o che altri pagani possono fare oggi è messa in crisi da delle condizioni politiche o materiali che l'uomo per esempio non ha. Per cui secondo me l'uomo è ciò che mangia, come si diceva Feuerbach, sì? Per cui
ha bisogno in prima battuta delle condizioni materiali per poter vivere. Sì, cioè, sono d'accordo. Da pensare a quella massa, insomma, di persone in Africa che vive con meno di un dollaro al giorno. Certo. Metto giù e ascolto la, la risposta. Ok, dai, salute. Due minuti. Ciao. Allora, Carlo, no? Hai perfettamente, cioè il tuo discorso fila perfettamente. Il problema è solo un altro, è un discorso di strategia e di intenti di quello che vogliamo ottenere. Io non credo che le masse affamate africane abbiano il tempo di occuparsi di paganesimo, di occuparsi di costruire la vita. Perché? Perché non hanno né possibilità, né tempo, né mezzi per farlo. Dico invece che chi costruisce l'affamazione in Africa lo fa costruendo la ricchezza qua. Allora, o si riesce a cambiare, scusate per il telefono, un attimo solo, fra poco ti prendo sui telefoni, o si riesce a costruire un percorso diverso di visione delle persone nei confronti del mondo, qui, esatto. Qui sto parlando perché io sono qua, se fossi Stati Uniti parlerei degli Stati Uniti, qui, oppure non si cambia assolutamente niente. L'uomo non è creato ad immagine e somiglianza di un dio pazzo, l'uomo è la sua costruzione giorno per giorno, è ciò che mangia, ma non solo ciò che mangia come pane, ma è ciò che mangia come struttura emozionale nel guardare il mondo, nell'affrontare il mondo. Pertanto il tuo discorso ha delle radici, se parliamo dal punto di vista politico, se parliamo dal punto di vista della struttura proprio di gestione politica del paese, non ha un fondamento dal punto di vista religioso, che è quello che noi vogliamo fare. Cioè, noi sappiamo benissimo che il nostro discorso non lo vediamo alla fine di questa generazione, ma lo vedremo alla fine probabilmente di molte generazioni, e probabilmente il discorso che facciamo noi sarà completamente stravolto, perché verrà fatto oltre, perché verrà cambiato, non ha importanza, sempre che oltretutto naturalmente il nostro discorso vada avanti. Però quello che noi vogliamo fare è costruire una relazione diversa fra l'uomo e il mondo. Questo uomo, cioè noi come uomini, oggi in questo momento, e sappiamo che moriremo. Questo è, che no, è la consapevolezza, per cui noi non vedremo il mondo nuovo o la religiosità nuova, vedremo il cambiamento giorno per giorno, questo sì. Pertanto non voglio fare una rivoluzione e non voglio portare nemmeno il pane agli affamati dell'Africa, voglio cambiare però il punto di vista di chi fa i massacri, che è il cattolicesimo in realtà. Sì, ma poi vedi, una cosa fondamentale è anche quello di lavorare per il pensiero, cioè nel senso che l'elaborazione di un certo pensiero non è finalizzata soltanto a te, è qualcosa che lascia, nel senso che non puoi andare a portare la pagnotta all'africano che sta morendo di fame, perché se fai questo continua a morire di fame. Fra una prossima generazione saranno altri miliardi, milioni di africani che moriranno di fame, fra due generazioni continueremo a avere questo, ma perché? Perché noi dobbiamo identificare dov'è l'origine di questo disastro, e l'origine è il monoteismo. Se noi non spirito della psiche, abbiamo questo ascoltatore, ecco. Cioè, già il portare qualche parola, se entra in questa testa della zucca, è già un'opera fondamentale. Se la gente muore di fame e, o bambini vengono stuprati o il mondo vive nella merda, è grazie a queste persone qua. Cioè, purtroppo dobbiamo affrontarle quotidianamente, perché queste persone non è che siano solo l'imbecille che ti fa il qua qua qua, e sono le persone che rappresentano tutta una struttura di potere che va ad arraffare. Già a dire a questi imbecilli, pronto, che sono imbecilli come il loro dio, è già qualcosa. Vedete, cioè, già a dire l'incapacità di queste persone di porsi in qualsiasi dibattito e dire che sono dei cretini è la cosa più semplice, ma questo qua dimostra soprattutto perché vengono smascherati dalla povertà del loro. Come vengono costruiti? Cioè, chi li ha costruiti così? Cosa serve che noi andiamo a portare le... che andiamo a portare il pane all'africano che muore di fame, quando in Occidente abbiamo questa oca, quando la cultura cristiana produce questi elementi, cioè questa gente che è ormai subumana, perché con la specie umana hanno a convivere un altro involucro, ma ormai non hanno più cervello, non hanno più anima, ormai soltanto delle oche, e questi sono qua, capaci di ripetere per anni soltanto questo gesto. Per cui, guarda Carlo, ti assicuro che affrontare le cose dal tuo punto di vista significa lasciare le cose esattamente come stanno in questo momento. Te lo assicuro, perché mai, insomma, dopo ci... Cosa serve appunto salvare gli africani quando abbiamo persone che ancora hanno solo questa capacità di affrontare la realtà, di affrontare un dibattito o di affermare qualcosa? Cioè, e questa è una cosa fondamentale, di conseguenza dimostra che
le cose vanno agite nell'ambiente in cui uno nasce, nelle radici che si ritrova. Cioè, se noi siamo in Occidente e ci troviamo ad avere il monoteismo che agisce, che porta avanti, che si afferma, che annienta le persone, cancella le persone, benissimo, noi dobbiamo fare un lavoro di formazione dell'esistenza delle noi, persone. Ti dico una sola cosa, guarda Carlo, noi dovevamo organizzare dei dibattiti a Bassano. Degli anarchici ci hanno detto: noi anarchici vi prenderemo una sala per voi. Sono scappati tutti. Cioè, gli anarchici, pensi che ci dovrebbe essere fra i gruppi più avversivi, hanno paura a chiedere una sala perché noi facciamo un dibattito. Se questa è la misura del cambiamento, beh, la metà si è mai nei capelli. Cioè, uno... Sì, questa appunto è la dimostrazione, cioè, proprio che nell'Occidente, nella nostra Europa, nella nostra Italia, il monoteismo veramente ha annientato tutto. E di conseguenza in questo spazio... In questo spazio noi dobbiamo agire, e di conseguenza non dobbiamo porci un problema di risultato, dobbiamo porci la necessità di fare quello che noi dobbiamo fare. Il cristianesimo è un'organizzazione per stuprare bambini, per annientare, per macellare, per fare soldi, e l'unica cosa che gli interessa è solo ed esclusivamente questo. I missionari servono per massacrare i popoli del terzo mondo. Se non si fermano i missionari qua, andranno continuamente a macellare gli altri. Non è una questione di fermarli perché se fa una rivoluzione si spara. Bisogna cambiare il modo di vedere delle persone il mondo. Bisogna che le persone cominciano a comprendere che il mondo è un ente vivente, è un ente pensante, e bisogna saperlo percorrere il mondo. Se le persone non riescono a capire che il mondo è un ente vivente che li chiama, e le persone imparano a percorrere il mondo, tutto il resto non ha nessun senso, serve solo per creare violenza, e con la violenza il monoteismo ci mangia. Basta pensare ad esempio che la gente ha avuto la possibilità di vedere dei preti pedofili in televisione, sui giornali, di sentire che appunto la Chiesa dovrà sborsare miliardi. Cosa non farebbero per stuprare bambini sta gente? Ma vi rendete conto a che livelli che sono arrivati? Sì, di conseguenza la gente ha avuto appunto la possibilità di avere delle informazioni non dalla nostra parte sulla dimensione appunto di preti pedofili. E pure creare ancora la capacità di dolo. Sono venuto una volta alla vostra conferenza rostica. Potrei parlare in privato con te un secondo? Va bene, se sì. Vai. Pronto? Vabbè, dimmi. Allora. Allora, il discorso appunto è questo qua. Noi abbiamo visto che in televisione, sui quotidiani, abbiamo avuto decine e decine di articoli che parlavano della dimensione della diffusione della pedofilia e della quantità dei preti pedofili. Benissimo, le persone hanno avuto un'informazione che non era fatta da noi pagani, era fatta da quotidiani indipendenti. E benissimo, di fronte a tutto questo c'è ancora chi crede alle campagne pubblicitarie della raccolta dell'8 per 1000. Allora, a questo punto, cosa significa che ha fatto il monoteismo? Cos'è che ha annientato in queste persone? Che sensibilità ha tolta? E di conseguenza la situazione di queste persone in Occidente è ben più peggiore rispetto agli africani che muoiono di fame. Allora anche qui è il nostro campo di agire, perché se pensiamo solo alla dimensione che c'è della pedofilia, dei dati che si stanno negli Stati Uniti, dall'inizio dell'anno sono stati rimossi il 0,50% dei sacerdoti cattolici per i reati di pedofilia. Una simile percentuale è immaginabile in Italia, ma cosa significa? Che esistono genitori che sono disposti a mandare i loro figli dai preti pedofili, e addirittura da alcuni articoli che sono usciti dalla stampa si parla tranquillamente di genitori che difendono i preti pedofili. Allora qual è il danno che il monoteismo ha prodotto nella cultura, nello spirito, nella sensibilità delle persone? Ha prodotto un danno enorme. Aspetta che ti metto in diretta, dai, così ce lo dici in diretta. Cretini. Sì, cara. E tu cosa sei? Siete due cretini. Tu stupri i bambini e noi siamo i cretini. Ma cioè, siamo veramente a livello... Cioè, sti qua sono disposti a qualunque porcata pur di continuare a stuprare i bambini. Ma vi rendete conto? Ma vedi, ma loro ci fanno un favore. È allucinante. In intervista di questi cattolici dà una risposta a Carlo. Cioè, noi potremmo anche non aver parlato, non ho detto nessuna parola, l'intervento di questi cattolici dà una risposta a Carlo di come sta. Ciao. Siccome i pedofili, i preti, i greci, gli americani, questi qua in Greca, territorio greco, così i pedofili, ho detto che siccome che si fa i botti i denti perché i gazzelli del mondo,
Allora adesso vi dico che bisogna che si confessa, che il prezzetto è confessare qual è te, perché in tuo caso, ma che io di quanto, ma bello io di quanto, ma la minchia dimmi, io vengo su te, ma se la sei culo, mio padre è culo, non c'è più mai, se non c'è più mai, ma se la sei culo. Va bene, ciao. Bene, visto che Alessandro, chiudiamo la trasmissione. Sì. Se Francesco vuole, va bene, d'accordo, saluta. Noi ci sentiamo giovedì prossimo e invito l'ascoltatore a utilizzare internet. Ciao alle a tutti. Alle 19 ti ritroviamo qui naturalmente con la seconda parte della trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, e naturalmente parleremo dei pedofili e parleremo di cosa è successo negli Stati Uniti, cosa è successo dal ritorno dei dibattiti e cosa è che hanno interesse a fare e cosa vogliono effettivamente fare. Dunque, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti e casella postale 53 Marostica, Vicenza. Ciao a tutti e a risentirci, ok? Ciao. Ai.